Prima di affrontare lo studio rapido di ogni numero, è indispensabile dare uno sguardo sull'insieme dei 10 primi numeri. Appartengono tutti al piano spirituale, ma dobbiamo sapere che questo piano comprende 3 centri, piani o progressioni, come si vorrà chiamarli. Guardiamo lo schema. Lo spirituale puro comprende un solo numero, l'unità. È la diretta via d'unione con la potenza divina. Sotto l'unità e nello stesso piano spirituale nello spirituale, troviamo dal lato dispari 3, 5, 7, dal lato pari 2 e 6. Nel piano sotto, astrale dello spirituale, troviamo 4, quadrato di 2 e 9, quadrato di 3. Si sa che l'astrale è il piano dei quadrati. Infine, nel piano di sotto, il materiale nello spirituale, troviamo 8, che è il cubo di 2. Tale è la prima classificazione dei 10 primi numeri. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare la diffidenza che ispira a Luclos de Saint-Martin il numero 2, i suoi quadrati e cubi ed anche il numero 5. Ritorneremo su questo argomento. Ora possiamo confrontare il primo quadro con lo schema che adesso vi mostro, preso a Wronski. Ebbene, paragoniamo lo schema di Wronski, che vedete sulla sinistra, e le 10 Sefirot della Kabbalah, che trovate sulla destra, e che sono potenza suprema, saggezza assoluta, intelligenza infinita, bontà, giustizia o rigore, bellezza, vittoria, eternità, fecondità e realtà. Ora vi leggerò alcuni passaggi di Luclos de Saint-Martin inerenti alle prime idee che sviluppa. Egli afferma: c'è una visione del quadro universale riconosciuta da tutti gli osservatori nell'ordine della vera filosofia, ed è quella con la quale si distinguono la regione divina, la regione spirituale e la regione naturale. È ugualmente riconosciuto che c'è una corrispondenza dalla regione divina alle due regioni, spirituale e naturale, e che, di conseguenza, i numeri dell'ordine divino devono avere i loro rappresentanti e le loro immagini in queste due regioni. Ma coloro che non hanno la chiave dei numeri sono esposti ad un grande sbaglio quando vogliono fissare o contemplare queste corrispondenze. La principale causa del loro errore deriva dal fatto che essi si avviano in queste speculazioni con le conoscenze dell'aritmetica ricevuta, in cui i numeri si fanno riconoscere dai loro multipli o dalle loro parti analoghe o simili, e nient'affatto dalle loro proprietà, poiché l'aritmetica non riconosce a questi numeri altre proprietà che le proprietà convenzionali e dipendenti dalla volontà dell'uomo. Il secondo errore è di voler racchiudere le 3 divisioni di cui ha detto nelle 3 decadi consecutivi, in maniera che dopo 30 non avremmo più bisogno degli altri numeri. Infine, il terzo errore è di voler trovare nella seconda e terza decade la stessa serie di principi come nella prima, perché vi si trova infatti lo stesso ordine dei numeri e lo stesso allineamento aritmetico. Vediamo ora i 10 primi numeri e le loro potenze. Abbiamo la potenza prima, che è l'unità, l'uno,
La potenza seconda, che sono i numeri 4, 7, 8 e 10, e la potenza terza, con i numeri 3, 6 e 9. E per la memoria non scordiamo che esistono due numeri cosiddetti cattivi, ovvero il 2 e il 5. Ma ascoltiamo cosa scrive Luclaux de Saint-Martin. Le potenze seconde devono percorrere un dominio perché esse aderiscono al centro immediatamente. Le potenze terze non aderiscono che mediatamente e non hanno altro scopo da compiere che quello della produzione delle forme. Dunque sono più limitate delle potenze seconde. Non hanno la legge creatrice che appartiene all'unità. Non hanno nemmeno la legge amministrativa che è affidata alle potenze seconde. Non hanno che la potenza esecutrice ed operatrice che, essendo sempre la stessa, poiché l'oggetto delle loro opere non cambia, non fa che trasmettersi da un essere ad un altro per via di generazione necessaria. Così tutti i loro fatti sono uguali. Infine, per terminare queste considerazioni preliminari, Papius ha riprodotto lo schema della generazione aritmetica dei 9 primi numeri, che potete ora vedere. Ed anche una figura sintetica di François-Charles Barlet sui rapporti dei 10 primi numeri. Si conclude così questo secondo capitolo della scienza dei numeri di Papius e presto avremo il terzo dal titolo Analisi della decade. Ciao!